Il Consiglio regionale dell'Abruzzo finanzia due borse di studio, ricordo di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane sulmonese caduta vittima dell'attentato di Berlino del 2016. La presentazione del bando si è svolta oggi al liceo Giambattista Vico di Sulmona, lo stesso frequentato da Fabrizia. La proposta di istituire le borse di studio è arrivata dal Comitato Insieme per Fabrizia Di Lorenzo, fondato dalla madre della ragazza. Sarà lo stesso comitato a gestire la fase di selezione degli studenti e la successiva assegnazione dei contributi. L'incontro di questa mattina è servito a spiegare i dettagli dell'iniziativa, con gli interventi di Giovanna Frattaroli, madre di Fabrizia e presidente dell'associazione a lei dedicata, del presidente Giuseppe Di Pangrazio e del dirigente scolastico Caterina Fantauzzi. Le borse del valore di 2.500 euro l'una saranno assegnate a due studenti del quinto anno del liceo Vico che intendano iscriversi a una qualunque delle facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila. Per noi conta molto, non è l'aspetto materiale finanziario, ma è la grande sensibilità e ciò che portava in sé questa ragazza che è venuta meno, è venuta a mancare su questa nostra terra, degli ideali altissimi. Portava con sé una grande riflessione, non era una ragazza indifferente, non odiava gli altri, è andata fuori dal nostro territorio italiano, in un paese europeo, quindi si considerava cittadina non europea ma cittadina del mondo, non aveva paura di nulla perché con una coscienza e con una grande lealtà interiore ha capito che allontanare l'indifferenza, fare le cose con passione, essere rispettosa, non aver paura di nulla ma soprattutto non offendere nessuno era una grande forza per poter essere libera, vivere tranquillamente in un sistema democratico. Purtroppo ha incrociato un sistema di fanatismo dove in quel momento, in quel giorno, in quell'ora esatta, in quel minuto esatto si trova in quel punto disgraziato. Quindi io penso che le due borse di studio portino con sé una serie di questioni, riflessioni che sicuramente gli studenti di questo istituto importantissimo sapranno sviluppare attraverso la dedizione dei loro insegnanti e della dirigente scolastica che ha capito proprio il segno, l'importanza, ma soprattutto l'interesse che può essere sviluppato attraverso borse di studio riconosciute e quindi farne anche un punto di eccellenza per il nostro territorio regionale. È proprio da questa scuola che Fabrizia ha avuto l'opportunità e dove ha acquisito l'indipendenza e la maturità di poter proseguire gli studi e quant'altro, perché lei infatti era stata sempre amante della lingua tedesca che ha studiato in questa scuola e quindi quelli che sono i suoi valori, i suoi ideali, è molto bello poterli proseguire in questo modo e soprattutto dedicarli al nostro territorio e quindi se c'è l'opportunità di poter dare queste borse e far proseguire questi ragazzi nei loro studi, noi siamo ben felici come comitato nel nostro piccolo insieme alla regione di dare un contributo a questo territorio.